Ho saputo che questi qua della Red Candle hanno fatto un altro gioco, Devotion mi pare che si chiami, però è stato rimosso da Steam. A quanto ho capito meritava, ma è stato rimosso per problemi col governo cinese o qualcosa del genere. Ah, ok, eri già al corrente, va bene. Dunque, io non ricordo dove ero rimasto l'ultima volta. Ho trovato questo. Ho trovato la chiave del tetto. Non so dove sono, ovviamente. Non ho proprio minimamente idea. Eppure sì. Ok, no, non devo venire, cioè non devo andare da qua, di qua devo andare probabilmente da un'altra parte. Brutto aver perso il filo, dovevo riguardarmi lo stream passato. Ecco, sono entrato per sbaglio. Qui. E non ci voglio stare. Devo arrivare sul tetto, credo. No, no, non voglio trattenere il respiro. Che debba mettere... No? Eppure il burattino a qualcosa mi servirà. Se c'era qui dentro un'altra classe. Sì, provo ad andare verso il tetto. Se hai suggerimenti, prego, perché io non mi ricordo. Mi ricordo che avevo fatto un casino. Ecco. Molto bene. No, non proprio benissimo. Incontro con un altro studente. Qualcuno che si è buttato dal tetto. Che avevo detto. E ho trovato la pellicola che mi ricordo vagamente che c'era un posto dove potevo utilizzarla. Dove minchia sta la sala delle proiezioni adesso? Sai che ti dico, quasi quasi me ne vado giù a salvare. Vorrei solo ricordarmi dove era la sala. Sì, già mi sono perso pure qui. Volevo solo ricordarmi dove era la sala delle proiezioni. Non amo molto questa cosa che puoi andare verso la telecamera e viceversa. Feel blessed. Non mi ricordo proprio dove cazzo le proiettavano le cose in questa scuola di merda. Maledetti musi gialli. No, sbaglio a cliccare. Non credo che fosse qui. Ah, c'è del sangue.
Ok, questa era tipo una zona che non, ancora non ero riuscito ad accedervi. Sto andando praticamente alla cieca adesso. Ah, te ne eri andato? Ti sei perso la tizia che si è suicidata? Cosa ti sei perso? Ah, io vado ad accendere un attimo i riscaldamenti. No, volevo più che altro se avevi un suggerimento per il gioco mi sarebbe tornato utile. Il fatto che tu sia andato a cagare è un'informazione che sicuramente arricchisce la mia cultura, ma non poi tantissimo, tutto sommato. Chiedere a me consigli su un gioco che ho giocato 2 anni fa è come chiedere a Bocelli consigli su quale carta da parati scegliere per il soggiorno. Memoria zero. Beh sì. Però sei l'unica guida a cui posso accedere senza usare una vera e propria guida. Allora io quasi quasi mi farei un giro qui dentro anche se sono. Madonna, il termosifone mi ha fatto un rumore. Questa cosa non mi ha. Qui c'era la stufa, non devo bruciare più niente, giusto? C'ho un pupo e non so che cazzo devo farci, proprio non ho idea. Il medaglione, vabbè, ce lo portiamo appresso da una vita. Qui a destra ho già guardato. Vabbè, mi faccio il piano di sopra, dai. Io la memoria ce l'ho buona, però non ho proprio completamente orientamento. Sono totalmente incapace. No, più che altro mi secca l'idea di fare queste parti in cui devo evitare i mostri ripassando in zone che non mi serve rivedere. Gradirei che mi passassi oltre. Ciao. Terribile. Dai, mi sa che Dio è da questa parte. Sala proiezioni. Ci siamo. Infila la bobina. Adesso ci guardiamo un bel film, sono sicuro che sarà una cosa allegra. Un classico della storia del cinema. La corazzata Potemkin. Così possiamo ammirare l'occhio della madre. Anche tu hai pensato alla corazzata Potemkin, bello, mi fa piacere. A volte mi chiedo se la gente possa cogliere. Due, ci sono degli indizi? Uno. 025. Uno. Due. Uno. 025. 121. Secondo me è importante che io mi ricordi sti numeri.
025. 1, 2, 1. Potrei aver bisogno di guardare gli screen. Ok, tutto qui. Sento un rumore da destra. E questo è il vento. Non c'è un cazzo. Dove devo usarli sti numeri adesso? E io non mi ricordo neanche i titoli dei fantozzi, ricordo le scene. Sicuramente sei più preparato di me. Però non ho idea di dove devo utilizzare questi numeri. Non c'è più il mostro che prima mi ha rotto le palle, mi sa proprio di no. E quindi dove cazzo devo... No. Allora, ho l'impressione che io mi debba recare al di fuori della struttura per utilizzare questi numeri, però piacerebbe di più esserne sicuro. Può essere che ci sia... qua ci sono dei numeri! Ok, com'è che era? No, non me lo ricordo più già. Però possiamo guardare qua. 025. Non c'è lo 0. Ok, non può essere questo, non c'è nemmeno il 5. Cazzo. Ci ho sperato. Poteva andarmi di culo. Dicevo io, ma questi numeri non mi... Qui cosa c'è? La stanza del piano, che quella che abbiamo fatto l'altra volta, non credo che mi... Magari questa cosa che abbiamo visto è la melodia che dovevo fare nel piano, per chi non aveva orecchio. Dove cazzo sono finito? Non ricordo di questo posto, assolutamente non mi ricordo di questo posto. Può essere che io ci sia... Ah, fa tutto il giro. Non mi ricordo nemmeno di questo, ma penso di esserci passato. Un telefono. Ok, sì, il telefono. Quindi facciamo... Giusto, hai ragione. Mi ero dimenticato come si usassero. 2, 5, anzi no, dobbiamo fa voglio fare i numeri per l'achievement. Aspetta, meno male che mi sono ricordato, sì. Facciamo il 9, 1, 1. No.
Vediamo, no, questa la voglio fare visto che mi trovo qui. Il 119. Come faccio a posare così? Non proprio. Proviamo a farlo adesso. Facciamo il 119. Alza la cornetta. 1, 1, 9. Bene. E un altro achievement l'abbiamo sbloccato. Poi torniamo a noi. Meno male che me lo sono ricordato perché capace che poi non mi faceva più usare il telefono. Non so se me l'ha preso perché non ho fatto bene il movimento. Ma assumiamo di sì. No, devo fare proprio bene tutto quanto. Allora, con calma. 0 2 5 e poi era 1 2 1 ok. Sì. Non è stata una telefonata molto utile. Però ha triggerato qualche cosa all'interno del gioco. Il mostro del telefono. È quello che arriva solo quando ti sente usare il telefono. Non sa aprire le porte però. E in che modo tutto questo mi ha aiutato? Non posso più usare il telefono, meno male che ci ho pensato. Ah? Un'altra marionetta. Non le posso usare insieme. Ok, mi rimane solo una strada, il che è bene. Per ora. Mi aspetto qualche brutto scherzo da parte del gioco. Su una strada che per me è familiare. Ok, è il solito tizio con la lanterna. Suppongo che finché rimango così non dovrei correre rischi. Ora ho tutto il tempo, cioè man mano che lui arriva io perdo il coso e posso andarmene. Ciao. Ha funzionato 1000 volte. Però mette sempre tensione, perché è un gioco fatto bene come atmosfera. Ma io faccio un tentativo, però non credo che sia la cosa giusta da fare. No, infatti non si può proprio. Non si sa mai. Che poi io ho trovato il teatrino dove metterli, però non mi ha fatto mettere manco l'altro. Cos'è questo? E non lo puoi attaccare. Non lo puoi, vabbè che neanche io la vorrei spegnere, però forse l'abbiamo dovuta accendere in passato. Io me lo sono dimenticato. Broadcasting. Ma è inutile che vengo qua perché non so usare la radio. Suggerimenti dal pubblico a casa? Ok,
Cos'era sta roba? Ok, oddio, è qua! Che culo, l'ho trovato a caso! Allora mettiamo un pupo e l'altro pupo. Ed è andata esattamente così. Va bene. La chiave del basement. Stai visitando luoghi mai visti prima, non ha senso chiedere suggerimenti, semplicemente guarda cosa succede. Ma secondo me sono luoghi che io ho già visto, però non me li ricordo completamente. Perché questo comunque è tutto collegato, è tutta la zona che ho esplorato. Però comunque mi ha detto che la chiave è quella dello scantinato. Io vorrei salvare, dov'è che si salvava in questo cazzo di gioco? Vabbè, suppongo che salverà automaticamente. Perché sto per fare un progresso. Credo che il basement sia di qui. Almeno sì. Penso che non manchi molto alla fine, stiamo almeno... Tutta la scuola mi sa che l'abbiamo esplorata quasi. Adesso dobbiamo andare fino ai laboratori dell'ombrella. Sackboy. Stanno leggendo dei libri proibiti. Sì, c'era qualcosa negli appunti riguardo i libri, forse. Non... Boh. È un flashback. Era. Proprio bug left behind the way. Come, scusa? Non ho capito, perché dovrebbe essere una lista se è una pistola? È un errore di traduzione, è una cosa intenzionale. È una metafora? È una cosa che si immagina lei? Posso sparare? No. Immagino dovrò farlo a breve comunque. Ah, finisce qua. E di qua dove stiamo andando? Stanza degli specchi e si vedono le immagini riflesse, che è sicuramente un dettaglio che apprezzo. È logico, però non è una cosa che c'è sempre. Il nostro riflesso è giusto, ma il suo no.
Siamo nel cazzo di 2019, la smetterei di stupirmi dei riflessi degli specchi? Beh, vista la semplicità di questo gioco, diciamo che non dico che mi stupisce, però comunque lo noto. Comunque non ho ben capito, non sono un granché a interpretare le trame in realtà. Non riesco a mettere insieme tutte le cose e farmi un'idea. C'è Buddha? Chi è? È un giudice? Posso chiedergli... Ah sì, posso chiedergli il resto. Ti ricordi quando andava di moda dire cazzo di Buddha? Ah, non l'ho mai considerato una moda, semplicemente è una cosa che adesso è un po' più in disuso. Ok, va tutto male. Non cercare ciò che non può esserci. Eh sì. Fantasia per interpretare sti cosi. Finita? Non è finita. Ok. Ah, posso salvare. Mi piace l'idea di salvare. Beh, uso prima. Allora, prima di tutto salviamo. Che è un bel po' che non lo faccio. Poi, posso entrare qui dentro? È chiuso ovviamente perché devo prima usare la radio. Beh, meglio del rumore statico. Però non credo che apra la porta. Troppo facile, eh? Ah, qui è proprio dove prende bene. Wow, figata. È proprio cambiata l'atmosfera, siamo tornati a casa. Cioè, i salvadanai lì in Taiwan sono quadrati, cioè i maiali sono quadrati.
Ma io non ce n'ho soldi, mi dispiace. Posso andarmene? Posso andarmene? I genitori. Forse ho scelto il momento sbagliato per uscire dalla camera, però non ne potevo più di stare e viaggiare tra in quella dimensione spettrale. I suoi stanno attraversando un matrimonio non proprio eccezionale. Cioè adesso me ne posso andare, se no posso tornare, cioè usare la radio. Non so, volevo vedere se ci fossero altre stazioni. Come cazzo si controlla sta roba, al contrario? Gira. Perché non gira? Ah, così. No, cioè c'è tutta sta barra. Ah, ho capito adesso come si... Abbiamo cambiato di nuovo la nostra stanza però sottosopra. Mailing. Sì, per salvare la partita. Ah, perché abbiamo capovolto la stanza e quindi si è rotta la cosa. Prendi i soldi che sono usciti, ne sono usciti? Non sono usciti dei soldi. Le porte funzionano anche sotto sopra, interessante. Ok, però non porta nello stesso posto. Delle impronte. E diverse porte. Ok. Ok. C'è un buon motivo per aver spento questa luce. Ora l'aria c'è. È cambiato il colore? Però i colori sono molto molto strani. Ho sbagliato. Non ho ben capito come devo fare. Comincio a pensare che non devo seguire... Non capisco cosa mi impedisce di provarle tutte a questo punto.
Sembra che si fermi qua, però non capisco. Meno che non cambia di volta in volta. Pensavo di aver finito, invece mi sa che ancora c'è roba da capire. Ok. Torniamo lì, perché volevo uscire da questa parte, anche se sicuramente mi dirà che non si può fare. E invece c'è altro. Giusto. Potresti... ok. Non li puoi raddrizzare. Non li puoi raddrizzare. Molto male. Esatto, è quello che mi chiedo anche io. Non li puoi spostare. Boh, forse devo ricordarmi quest'immagine. Ah, è caduto qualcosa nella... Ah. Ah, perfetto, è tristezza che c'è dentro, bastava dirlo prima. Incontra la persona giusta nel momento giusto. Puttana Eva. Oh cazzo. Aiuto. Ma aveva già inquietato il fatto che non ci fossero più i genitori. Improvvisamente casa tua, cioè camera tua, diventa il posto più tranquillo. Devo riempire di tristezza il maialino, no? Ma se lo rimetto sullo static... Cazzo, ritorna qua, ma che forza, cioè... Non sembra che ci sia altro in questa zona, io ricontrollo, no, non c'è niente. Ci sono solo due zone, quindi praticamente... Devo riempire di tristezza il maialino, frase dell'anno. Però non ha senso questa cosa che lo posso rompere ma non posso prendere niente. Forse perché è vuoto, è ok, però, cioè, non può essere altrimenti se non trovo qualcosa con cui riempirlo. E siamo di nuovo qua. Ah, adesso metto la tristezza nell'acqua. Cosa potrà mai fare questa cosa? Magari le prossime impronte escono meglio. Il cazzo è uguale. Niente di tutto. Ah, però posso spegnere la luce, giusto, così la tristezza la vedo al buio. Perfetto.
Non che io non avessi già provato questa porta. Però va bene. Ah, ok. Bisogna fare tutto questo bel percorsino qui. Non ci sarei mai potuto arrivare per caso. Perfetto. La classica stanza con le siringhe che penzolano dal soffitto. Tutti ne abbiamo una in casa. Un'inserzione per un investigatore privato. Tradisci il marito? Anzi, marito che tradisce? Arriva a casa tardi? Siamo specializzati nel pedinare le persone. Va bene. Ok, andiamo prima nel posto che si vede prima. È diventato un episodio di Scooby-Doo. Oh Cristo, che figata! Questa è proprio una figata, questa stanza qua. Cioè, io faccio uno screen perché me la voglio ricordare. Ah, di qua posso proseguire. Fortuna che l'icona cambia in maniera piuttosto evidente, se no. Ah, ok, ecco a cosa serve. Perfetto. Perfetto. Meno male che ho fatto gli screen. Quindi deve essere così, la lunga giù e la corta a destra dovrebbe andare, qui la lunga giù pure e la corta così. No, meno. Ho sbagliato qualcosa. Sono sicuro che quella è la soluzione, però. Dubbio è per questo. Aspetta, ma neanche questa è messa giusta proprio. Ok. Ma quanto devo essere preciso però? Mica va bene sta cosa. Rimetti uno screenshot. A me sembra giusto però. Può essere che devo considerare il fatto che sono capovolti. Non devi contare il fatto che le foto sono storte. Questo dico. Ok, allora ha più senso. Avrebbe senso in effetti. Cazzo, ma senza screen non l'avrei mai fatta sta cosa.
Questo invece è sottosopra. Quindi era tipo così. Figata. Non ci avevo pensato proprio. Mi ero concentrato sulle linee e non su quello che c'è dietro. Qualsiasi cosa abbiamo fatto, sono curioso di scoprirlo. Abbiamo trasformato nostra madre in un completino sexy. Insomma, il padre se n'è andato a puttane. Di qua non ci sono stato ancora. Sono strafelice che ti garbi, sei tipo la terza persona su... Troppe cifre perché io abbia assolutamente voglia di leggere. Persona a cui ho consigliato di averlo giocato. E boh, sono aperto a suggerimenti in realtà, soprattutto se mi si dice che è un gioco corto, ci sta. Poi per quanto riguarda gli horror non ho tanta cultura, cioè sì, però non tantissima. Sono sempre alla ricerca di qualcosa che mi possa spaventare. Mi sa che non c'è niente di utile qui. No, ma doveva venire un altro ragazzo che lo apprezzava, è quello che mi ha spiegato la storia di Devotion. Che mi aveva detto che era un gran gioco, cioè, insomma, un gran gioco, non mi ricordo cosa mi ha detto, comunque lo conosceva e lo apprezzava. Allora, diamo un'altra occhiata al maiale, niente. Continua a sembrarmi strana sta cosa, vabbè, si capirà più avanti. Vediamo se questa cosa dell'orologio ha fatto qualcosa anche qui. Non sembra. E invece sì. Incontrare la persona giusta al momento giusto. Ok. Non credo che... Non mi ha aiutato molto come suggerimento. Ok, qui lo stile grafico è cambiato notevolmente. Abbiamo questi bei colori fluo. Cosa stiamo guardando? Chi più che altro? Dead End Road su Steam, un'oretta e lo fai fuori. Ma un free to play ok. Immagino lo metteremo nel maialino. Non posso riaccendere la luce.
Ok, hanno sparecchiato. Radio Station, la 103. E noi, ovviamente, costa 2,99 euro. Dead End Road, devo vedere se ce l'ho più che altro. No, 103 avevamo detto. E adesso dove siamo finiti? È sempre capovolta, ma non è uguale a prima. Questo è decisamente nuovo. Anche qua funziona il riflesso, bene. Diverse luci, cioè diversi interruttori. Ok, non ho idea. Come l'impressione che sto spegnendo tutti quelli che devo accendere, sto accendendo tutti quelli che devo spegnere. Ok, follow the shadow in the dark. Che mi sa che devo fare al contrario allora, sì. Sempre se ho capito bene, se non ho capito bene. Cazzi, vuol dire che li devo spegnere tutti. The shadow in the dark. Ah? Aspetta. Quindi qua vuol dire che stiamo andando correttamente, qua forse no. Qua sì. Di no, così ha funzionato. Notavo che non si può più trattenere il respiro. In compenso il personaggio va lentissimo. Una moneta, dai, finalmente, il mio sogno. Poter mettere dei soldi nel salvadanaio e poi romperlo. Dove sono finito adesso? Il cinema. Perché sono senza biglietto, devo... Mi sa che devo per forza tornare al maialino. Proprio ora che potevo andarmene al cinema. Comunque la colonna sonora è veramente impressionante, cioè... Fa il suo lavoro, direi. Quindi, se era Guybrush il protagonista, i mostri li superava come nulla. Beh, giusto, perché può trattenere il respiro per 10 minuti. Yeah.
La moneta si è trasformata in un biglietto per il cinema, giustamente. Perché tu, a furia di risparmiare soldi, e poi ti puoi comprare il cinema, c'è il biglietto. Probabilmente è questo che vuole dire. Adesso ha ripreso a correre. Puttana la miseria. Ma nemmeno gli elefanti rosa di Dumbo. Che trippone, sembra Airbound, cazzo. Sì, c'entra al cinema. Se è così bello qua fuori, figuriamoci dentro. Comunque, tu mi confermi che ancora si può scegliere la risoluzione, perché a quel punto io streamerei a 1080. Prossima volta ormai. Giusto, lo sapevo che il tipo l'avrebbe molestata. Non ce l'avevamo. Che cos'è l'achievement che ho sbloccato? Guarda, un film con Mr. Chang. L'esterno non è più così, l'avevano drogata? Mandato di cattura. Spero che la madre non abbia fatto arrestare il padre. I compiti? Una cosa che è utile fare, non si sa mai. A questo punto io dove devo... dove voglio andare? Quando anche? Non dirmi che devo tornare nella scuola. Cioè io non ricordo questa cosa dei compiti, assolutamente. Ok, non ero stato qui. Pesci giganti.
Ok. Bello, molto. Devo dargli i compiti. E dire che sono in botta è un parolone. Però non mi andava di interrompere. Sono andato leggero. Devo darmi un po' una regolata perché almeno la prima più le... cioè vado a salire, non che parto subito pesante. Devo arrivare almeno fino alla fine della settimana. Non ho capito, mi sono perso qualche passaggio, non... Qua è rimasto tutto com'era. Strada. Camera mia. Me stessa. Devo darmi... This doesn't do anything. This doesn't do anything. Era una IQ. Ok. È la famiglia del Mulino Bianco Monza. Storia particolare, poi purtroppo non ho grande conoscenza del contesto in cui è ambientata. E infine
Mi sa che è finito. Salva gli altari, mi raccomando. Sì. Ah, c'è un secondo finale. Ok. Non mi ricordo se c'è un altare qui vicino. Però è chiaro che se passo davanti a un altare salvo. Ma qui proprio non si può andare, buono a sapersi. C'è letteralmente solo una porta cliccabile. Molto male. Dicevi qua salvare? Ho sbagliato a parlare subito col fantasma che avevo di fronte. I am who I am. Ok. Credo, vai, parla, credo che dopo tu possa salvare, non credo. Cioè, non sempre. Intanto cos'è I am who I am? No, ma scusami, mi mettono il punto di salvataggio dietro. E invece si può. Aspetta, se adesso salvo mi precludo gli altri finali? No, questo è importante. Nel mentre vado a controllare la ventola. Boh, io salvo, ma spero che non ci siano degli achievement collegati perché alla peggio me li guardo su
su YouTube gli altri finali, vabbè, fanculo, però preferisco sempre farli in prima persona. Ieri ho perso una serata praticamente per Mass Effect 3, che c'ha la sua ultima missione. Praticamente il finale che fai lo decidi tutto all'ultimo, nell'ultima missione. Sì, non, cioè le possibilità che hai dipendono da quello che hai fatto durante il gioco. Comunque c'hai fondamentalmente 3/4 finali. Io prima ho rifiutato tutte le opzioni che mi ha dato e quindi ho fatto il finale cattivo, che non contava come finale. Mi sono dovuto sorbire quello, non skippabile, pure i crediti. Poi vabbè, no, i crediti li puoi skippare per fortuna, comunque un bel po'. E poi ti fa un autosalvataggio che ti obbliga a rifare l'intera missione da capo, che è lunghissima ed è vuota, sono solo dialoghi, tu che devi avanzare con lui straferito, quindi si muove lentissimo. Cioè, una cosa terribile. Perché praticamente poi per vedermi gli altri ho dovuto rifare ogni volta la missione e mi continuava a fare un autosalvataggio. Allora tu dici, ma perché non salvi nel mezzo della missione? Per tutta questa cazzo di missione che dura una mezz'ora almeno, non puoi salvare. Ci sono solo gli autosalvataggi e li fa prima di ogni parte in cui ci sono i dialoghi e poi dopo che hai fatto la decisione te lo fa da solo. Appunto, noi i quick save c'erano ma non funzionavano. Che poi ho visto non tutti e tre, ma due dei finali perché me ne piacevano due. Sperando che magari succedesse qualcosa di relativo a quello che avevo fatto, invece no. Poi come finale in sé non mi è dispiaciuto. Solo che tutto questo travaglio per arrivare a vedere il finale e poi vederne un altro. E tra l'altro la parte in cui devi scegliere i finali è pure a tempo. Se tu hai un tempo limitato per raggiungere i 3 punti che ti attivano ognuno un finale diverso e il personaggio comunque ci mette tipo 2 minuti a raggiungerlo perché si muove all'allentatore, e se tu perdi troppo tempo ti fa ricominciare da capo. Cioè, veramente sembra che l'abbiano un po' fatta col culo quest'ultima parte. Quantomeno poi ti fa un salvataggio automatico che ti riporta prima della missione, prima del punto di non ritorno. Però, insomma, comunque tutti e tre i finali sono amari in qualche modo. Devi sempre sacrificare qualcosa. Anzi, devi sempre sacrificare te stesso, solo che in uno in qualche modo sopravvivi, però boh, cioè in assoluto non mi è dispiaciuto, solo che l'ho trovato fatto molto alla leggera. Dopo che spendi 90 ore per farti la saga di Mass Effect, capisci che il finale un pochettino ci tieni. Sedie che fluttuano. Io non ci sto capendo più niente, comunque siamo tranquillamente arrivati a quella parte in cui non ho problemi ad ammettere che non ci ho capito niente. Non ho nemmeno ben chiaro cosa sto facendo in questo momento. E questa mi porta nell'altra. La strada in avanti è la strada per il tuo passato. Tuttavia la strada è crollata. Dopo
Guidami da qualsiasi parte. Ah, adesso ho capito. O forse no. Dicevi che mi avresti seguito, non mi stai seguendo. È ancora là dentro. Ah! Mi sarebbe piaciuto tutto il gioco su questa meccanica. Beh, suppongo che parlerò col tizio che glitcha. No? Non lo noti? Non puoi aprire quella porta. Non puoi aprire quest'altra porta. Quella non mi sta più seguendo, ovviamente. E io che credevo che fosse finito, mi sono perso in un'altra versione della stessa scuola. Quantomeno è abbastanza vuota. Ah, ma questa sono io. Io durante il gioco. Non ho capito, però forse ho capito. Siamo a circa un quarto del gioco, non credo proprio. Andiamo verso la luce. Spirit Money. Madonna, sti effetti che fighi però. Quindi se leggi i libri proibiti sei un comunista. Questo
questo punto voglio proprio vedere come finisce. Chi c'è dietro la porta? Ovviamente non c'è un bagno normale, ma figurarsi. Il bagno dei ricordi distorti. È la canzone che ho dovuto imparare prima. Prima, l'altra volta. Quindi lei è tipo in una sorta di limbo, inferno, perché ha fatto la spia, non ho mica capito. Ho trovato tutte le note. Trova più del 90% dei punti di osservazione. Ho ottenuto un'altra nota, però insomma. Ah, un altro punto di salvataggio. Vabbè, salvo, non è che me ne frega niente a questo punto. Come va, va? Ah, è cambiato tutto. Cioè, siamo di nuovo qui. No, non siamo di nuovo. Giusto, tu non puoi attraversare la luce. Aspetta allora. Ah, se non la faccio fermare non posso parlarci. Downfall, mi sembra che ce l'ho. Però non so quale fosse. Ok, perfetto. Costa 1,63 euro, varrebbe la pena di portarlo in live. Mi pare di averlo comunque, però non so quale sia. E degli stessi tizi di Cat Lady, vediamo.
Forse ho capito quale dici. Ah, sì, è quello che è stato fatto prima di The Cat Lady. E poi hanno fatto tipo un remake che è uscito su Steam perché tipo l'originale era gratis. Infatti l'originale Downfall 2009 è incluso. Ok, questo è tipo un remake. Strano che me lo ricordi, però l'avevo letta sta storia. Lei cosa ha fatto di così terribile? Ha fatto la spia? La lista dei libri praticamente è come se fosse una pistola perché lei ha praticamente ucciso quella persona dandola all'autorità. Ah, ecco perché al telefono le hanno detto che apprezzavano il suo aiuto. Alla fine cosa hai deciso? Te lo prendi i papers, please? Io l'ho preso in un bundle quando è stato comunque. Si sta... Diciamo tutto si sta un po' perdendo. Mi piace un sacco comunque come estetica sto gioco veramente. Piovra. Ah, l'hai preso? No, non l'avevo letto. Il fiume di sangue. Secondo me vale la pena di farsi almeno qualche finale. Che roba, l'occhio.
tutti questi morti ha causato sta povera ragazza, mi sembra un po' strano. Ah, mi danno magari una premiazione pure per sta roba. Finalmente si arriva alla parte dove ci si impicca, il momento che ho aspettato sin dal momento in cui ho visto il titolo di questo gioco. L'ho fatto non tanto perché volevo farlo, ma perché mi sembra l'unico modo per andare avanti. Il bello è che si è sempre vista la sedia, ma mai il cappio prima. Ok. Bello, molto particolare. Sento che il mio tempo è stato ben speso a giocare questo gioco. Purtroppo non ho la capacità di mettere insieme la storia. Io in questi casi devo sempre cercarmi una sinossi, poi, perché non lo so, raramente riesco proprio a capire veramente una storia così ricca di... Dico, secondo finale now. Ma io non ho idea di come raggiungere il secondo finale. Sì, no, può essere che tu l'abbia scritto, io ero rimasto che ero indeciso se prenderlo o no. Goditelo, cioè a me è veramente piaciuto come gioco. Devi semplicemente passare oltre il palco, quindi potevo non suicidare. Questo la dice lunga sulla mia personalità. Ogni volta che mi posso suicidare da qualche parte lo faccio. Devo essere sincero, in realtà non aspettavo altro. Everyone loves you. Secondo finale no, va bene. Ma è un po' lunghetta la parte finale, mi sa. Non ricordo quando è stata l'ultima volta che ho salvato. Per fortuna è tutta una strada dritta, praticamente. Beh, oddio, a parte questo enigma qui, che adesso comunque sappiamo come fare. È un peccato perché avrebbero potuto farci tutto il gioco attorno a questa meccanica, secondo me. Mi sembra proprio uno spreco vederla solo nel finale. Do una risposta diversa stavolta.
come se, non lo so, la maggior parte delle trame complesse proprio non riesco a... A meno che non la guardo e la riguardo, magari se si tratta di un film o di una serie. Quello youtuber lì che ti avevo consigliato, Christopher Odd, lui mi sconvolge perché praticamente ha un occhio talmente attento ai dettagli ed è talmente bravo a mettere insieme le cose che praticamente vedere i giochi come li fa lui te li fa apprezzare veramente in un altro modo. Mi piacerebbe che un giorno giocasse a Grim Fandango, sarebbe la cosa più bella della mia vita proprio. Non è facile trovare un let's play decente di Grim Fandango. Blind, ovviamente. Ti consiglio di approfondire, ma io avrei approfondito a prescindere tutto quello che... C'è pure il finale di Mass Effect ieri dopo averlo visto. Ho approfondito perché per esempio parlavano di dei buchi di trama che io non avevo notato. Mi piacerebbe vedere se c'è qualcosa sulla sinistra, no, c'è un muro invisibile. Il più banale degli ostacoli. Comunque sì, è un'esperienza mistica che sta facendo dopo la sua morte. A sinistra non c'è un cazzo Italia, am I right? No, non ho capito se è una citazione. Andiamo a prenderci il nostro premio. O forse no, possiamo andare oltre. Se lo prende il nostro doppione. C'è qualcosa sulla destra. Quindi mi sa che l'andare oltre il palco che dicevi è dopo. Quando ti puoi impiccare.
Comunque un gioco horror che non è che faccia paurissima, però l'atmosfera funziona. Non posso andare da nessuna parte? Scusami, ma questa storia del secondo finale... Non posso fare nulla. Forse mi sono sbagliato. Perché adesso sono in un vicolo cieco praticamente. Mi sono perso due achievement comunque. Come ho fatto a perdermi Back to School? Beh, credo di dover morire comunque a questo punto. Dava l'opzione di andare oltre se sceglievi altre risposte. Ah, ok. E allora le risposte che ho scelto mi hanno portato inevitabilmente alla morte. Me lo cercherò su YouTube l'altro finale a questo punto. Mi spiace per la cosa dei punti di osservazione e per l'altro achievement che onestamente non ho capito perché non ce l'ho, ma guarderò. Ci ho preso tutte le note, dai. Ah, praticamente c'è proprio una risposta precisa che devi dare. E io ho sbagliato solo la seconda perché l'ho fatta così a cazzo. E non mi posso beccare il finale buono, immagino. Ah, vabbè, posso scegliere il capitolo però, se volessi farlo io. Però no.